Buonasera cari amici, siamo in collegamento con Alessandro Maiorano. Lo abbiamo chiamato perché abbiamo saputo che dovrebbe essere in uscita un libro molto molto importante, un libro diciamo esplosivo per il contenuto. Ecco Alessandro, ci puoi illustrare un pochino, ovviamente senza svelare tante cose, di che cosa tratta questo tuo libro? Allora, buonasera, si tratta del libro intitolato L'usciere maledetto di Palazzo Vecchio. È un libro già pronto per essere praticamente divulgato nelle librerie e nei vari negozi specializzati della vendita dei libri, solo che il problema che in questo momento sussiste in Italia, hanno bloccato al momento l'uscita. L'uscita ci sarà nel momento in cui la situazione italiana tornerà un po' alla normalità, con un lancio molto importante a Firenze dentro un grande albergo, una conferenza stampa col professor Carlo Taormina, il professor Giorgio Riccardini e il sottoscritto in merito appunto alla pubblicizzazione di questo libro. È un libro che forse finalmente andrà a bucare quel muro di gomma che è impossibile da bucare a Firenze. È un libro che parla praticamente degli scheletri negli armadi di Renzi, Carrai, Nardella, di qualche magistrato. È la storia di Alessandro Maiorano, di Carlo Taormina, in relazione a tutti questi anni di sforzi, spesso inutili ma anche molto utili, che hanno praticamente fatto conoscere al grande pubblico chi è veramente Renzi e Gigio Masciio. Ecco Alessandro, ma quello che noi ti vogliamo chiedere è questo: come mai tu pensi che questo libro possa effettivamente bucare la cortina di ferro che sta intorno a Renzi, sapendo benissimo che voi avete presentato insieme all'avvocato Carlo Taormina tantissime denunce, tantissime querele nei confronti di Renzi senza purtroppo ottenere nulla di positivo? Beh, sì, effettivamente è vero, ma qui la cosa è diversa, perché nel corso degli anni tutti i giornali, le TV italiane hanno censurato l'argomento Renzi, Maiorano, Taormina con la pubblicazione di questo libro a livello nazionale. Emergerà tutto il marcio, a quel punto i giornali e altri dovranno per forza parlarne perché diventa pubblico quello che pubblico su Renzi, Nardella e Carrai, alcuni magistrati, è sempre stato censurato da TV e giornali, soprattutto da giornali che dovrebbero in qualche maniera informare i cittadini, ma che sempre sull'argomento Renzi Maiorano hanno omesso di parlarne per forse perché è un argomento scomodo Ecco, per Renzi e Gigio Masciio. però Alessandro, quello che noi vogliamo dirti è questo. Molti giornali e molti giornalisti si sono praticamente all'inizio interessati, anche la TV si è interessata, anche programmi, se non sbaglio quello di Paragone si è interessato alle tue, diciamo, alle tue rivelazioni. Tutto un attimo, però, poi hanno deciso di censurarle, quindi di non farle uscire. Perché tu ora sei sicuro che invece gli stessi giornalisti, gli stessi media, ora dovrebbero per forza, con l'uscita del libro, parlare di queste cose che fino ad ora sono praticamente un tabù? Perché il libro è composto da 14 capitoli con situazioni nuove, con situazioni che nessuno conosce, per cui nel momento che usciranno queste nuove situazioni è chiaro che andranno a parlarne. Noi abbiamo preferito invece che rivolgerci alla stampa con la certezza che avrebbe censurato tutto, abbiamo deciso con uno sponsor di realizzare questo libro e di inserire all'interno di questo libro situazioni inedite, situazioni nuove che sicuramente andranno a dare fastidio a Renzi e a Gigio Masciro. Ecco, allora quello che ti vogliamo chiedere, anche per concludere diciamo, questa breve intervista, ci puoi dare un anticipo almeno su un solo punto di cui noi non siamo al corrente? Sì, l'unico punto che vi posso dire sui 14 capitoli è una cosa molto interessante, è un argomento molto interessante riguardo proprio
le fondazioni di Renzi, e mi riallaccio al discorso del novembre 2019, quando 300 finanzieri andarono a perquisire Carrai, l'avvocato Alberto Bianchi e vari amici di Renzi, sequestrando loro PC e telefonini. Uno degli argomenti più esplosivi di questo libro sarà proprio le fondazioni. Benissimo, allora con gli auguri che il libro esca presto e abbia il successo che merita di avere, noi ti salutiamo e ti ringraziamo. Buona serata, Alessandro.